È giunta finalmente l'ora di una delle uscite più attese dell'anno, anche se l'evento non ha la magnitudine che accompagnò 2 anni fa l'uscita dell'episodio 7, che aveva l'onere di risvegliare la forza, di riaccendere gli entusiasmi dei fan di sempre e di creare nuovi appassionati al mondo immortale creato da George Lucas. Per Rian Johnson, regista e sceneggiatore di questo Gli Ultimi Jedi, il compito è più semplice e, a differenza di J.J. Abrams, può permettersi di osare, e lo fa, e come se lo fa. Lo fa con tanta audacia e tanto gusto che qualcuno tra i fan storici, magari un po' più conservatori, potrebbe persino gridare al sacrilegio. Non è il nostro caso, pur avendo trovato Gli Ultimi Jedi un film non privo di qualche difetto, tra cui c'è un uso un po' sbilanciato del registro ironico, abbiamo apprezzato moltissimo la ventata di freschezza che Johnson ha saputo infondere nella saga, facendone davvero lo Star Wars del terzo millennio, facendone una creatura vitale e narrativamente autentica, oltre che uno spettacolo straordinario dal punto di vista sensoriale. Un racconto vibrante che ha le sue radici nell'immaginario lucastiano e il suo cuore nel rapporto che lega i due personaggi interpretati da Daisy Ridley e Adam Driver, Rey e Kylo Ren. La luce splendente e mutevole, il suo doppio oscuro, rabbioso e distruttivo. La forza è con loro, è con noi e soprattutto è con Rian Johnson.